Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho notato che sull'App Store ci sono questi makeup tutorial games, cioè sono dei giochi in cui si realizza un vero e proprio makeup tutorial, e mi hanno incuriosito molto e ho pensato che sarebbe carino, secondo me, testare queste tecniche e tutti questi passaggi che loro ti propongono nella vita reale, per vedere che cosa ne esce. E ce ne sono diversi: c'è il summer makeup, il cut crease makeup, il fashion princess makeup, qualsiasi cosa significhi, cotton candy makeup, night makeup, insomma chi più ne ha più ne metta. Io ho pensato di fare il cut crease makeup oggi. Vediamo che cosa ne viene fuori. Io ho visto e ho giocato a quest'app, ma ovviamente non ho idea se i passaggi che loro propongono saranno decenti su di me, probabilmente no, ma vediamo che cosa ne viene fuori. Apriamo quest'app, ovviamente c'è un sacco di pubblicità, e Pink Cut Crease Makeup Tutorial, Play or More Games. Ok, quindi da cessa praticamente, mi distraffica, non sto scherzando, ma così c'è, insomma, fa questa tutte queste robe nere per il viso, non so che cosa sia. Play, spray the primer water over your face, quindi spruzza l'acqua primer, il primer liquido su tutto il tuo viso. Quello che usiamo noi è di Too Faced, The Hangover 3 in 1, è sia primer che setting spray, e quindi dicono che dobbiamo spruzzarlo su tutta la faccia, quindi questo è quello che faremo. Facciamolo prima dell'app. Picchietto e spruzzo. Ok, fatto. Ok, direi che ci siamo. Io di solito non l'applico mai, l'applico sempre solo alla fine del trucco, comunque vedremo. Applicare il fondotinta su 5 zone del viso. Allora, una goccia sulla guancia, una goccia sul naso, una goccia sull'altra guancia, fronte e mento. Faremo così anche noi, ragazzi. Immagino che non utilizzeremo la Beauty Blender, perché io non applico mai il fondotinta direttamente sul viso, ma proviamoci, che cosa vi devo dire. Vado ad usare il Too Faced Peach Perfect. Ah sì, no, non applicarlo sul palmo della mano, Nicole, direttamente sulle dita, che è una cosa che non faccio probabilmente dal 2005. Forse abbonderei un po' di più anche di qua. Naso, che in realtà lo mette tipo qua. E fronte. Adesso qui c'è un pennello e sembra che dobbiamo prenderlo e andare a... Ok, andiamo a stendere il tutto con il pennello. Il pennello che ho visto usare nell'app è un pennello tipo questo, quindi ragazze, cioè ragazzi, proviamoci. Beh, non è malaccio, devo dire. Sicuramente si vedranno tutti i segni del pennello. Direi che poteva andare peggio. Mio Dio, sta colando, mamma mia. Ok, direi che ci siamo, non credo di aver fatto proprio un lavoro stupendo, però pensavo peggio. Poi qui c'è scritto di passare il correttore sotto, sotto gli occhi, per togliere le occhiaie, e questo è un correttore in stick. Io, lo sapete, detesto i correttori in stick, non so perché, mi trovo bene con quelli liquidi, non vanno nelle pieghette, non so che cosa dirvi, non li uso mai quelli stick, li usavo tipo ai tempi delle superiori, infatti questo dice tutto. Comunque andrei, visto che qui ne usano uno in stick, devo fare così. Io ho queste malsane idee per i video che mi pento sempre a metà, non sto scherzando, e vado ad usare questo che è di Diego Dalla Palma, che dovrebbe essere in realtà un buon correttore, solo che io preferisco appunto quelli liquidi, e vado, non so nemmeno se il colore è quello giusto per me, ma non ho tantissimi correttori stick, quindi ho, che cosa vi devo dire, e vado a stenderlo praticamente. Allora, loro che cosa fanno? Anzi, facciamolo prima nell'app, e magicamente scompare tutto nell'app. Notare che prima aveva delle occhiaie nere, che neanche uno zombie, ovviamente pubblicità che compare costantemente, neanche a dirlo. E ok, quindi andiamo a fare quello che ha fatto lei, e l'ha steso praticamente, anzi l'abbiamo steso noi su questa modella, così, a mo' di ciambellone, cosa che io non faccio mai. Beh, e andiamo a sfumarlo come l'ha sfumato, non l'ho sfumato così con le dita, evidentemente. E io poi ci dovrò uscire con questo trucco, ragazzi, quindi vi prego, auguratemi e incrociate le dita per me che esca una cosa almeno decente. Poi c'è ancora il correttore e dobbiamo applicarlo. No, mi fa togliere tutte le lentiggini, che brutto, a me piacciono le lentiggini, poi vanno anche di moda, perché le fanno togliere? Ok, dobbiamo... io non ho lentiggini, quindi che cosa devo andare a coprire ancora con il correttore in stick? Forse i brufoli, sa che forse possiamo paragonare a...
alle lentiggini magari, anche se è tutta un'altra cosa, ma faremo così nel video. Dopodiché va a disegnare le sopracciglia, ok? Allora prendiamo questa matita e ovviamente, tac, facilissimo, passo il dito, tu 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 tu, e dall'altra parte, voilà, sopracciglia perfette. Facciamo la stessa cosa anche noi, vado a prendere la matita per sopracciglia, quella che userò è di Givenchy ed è la numero 02 blonde. Sono un po' allibita perché non è passata prima alla cipria, perché io in qualche modo devo fissarla questa base, cioè come faccio ad uscire così? Mi cola tutto, ci sono 32 gradi fuori, cioè esco che sono una specie di, non lo so, torta che si scioglie a Ferragosto, cioè io non posso, boh, vabbè. E allora non penso che questa matita sia proprio del colore giusto per le mie sopracciglia, purtroppo. Cioè io non mi ci vedo così, vi giuro, no, cioè devo toglierla sta matita e cambiare matita, non, no, no. Ok, ne ho presa una di Marc Jacobs che dovrebbe essere meglio come tonalità e la colorazione si chiama Medium Brown e vado con il pennellino, andiamo a segnarle, spero sia meglio come colorazione. Sì, decisamente come colore è meglio questo di Marc Jacobs, scrive un po' di meno, ma è anche più sottile, devo dire. Ok, proseguiamo, spero che mi faccia fissare questa base, perché cioè non ce la posso fare, sono lucidissima, no, che cos'è questo? Allora, questo, ok, devo andare a stendere questo ombretto marroncino, stendiamolo così. Ah, ok, carino. E poi invece si va a sfumarlo. Ok, allora, la palette che utilizzerò io è la Natural Matte di Too Faced. E vado a prelevare e vado a prelevare questo colore, che mi sembra molto simile come tonalità, diciamo, e vado a stenderlo. Ok, io sono ancora esterrefatta dal fatto che non abbiamo né fissato il fondotinta con la cipria, non abbiamo steso un primer sugli occhi, però ragazzi, seguiamo esattamente quello che dicono loro, poi vediamo. E vado a stendere questo colore, forse questo pennello è un pochino troppo grande, ma vedremo. Vado a stendere questo colore nella piega, sopra la piega in realtà, come fanno loro. Direi che ci siamo. Dopodiché loro vanno a sfumare, prendono ancora un po' di colore, poi passiamo su, ok, e andiamo a sfumare con il pennello. Quindi faremo la stessa cosa anche noi, anche se in realtà il mio è già sfumato, quindi farò giusto due passate, perché ho usato un pennello molto ampio, ok. Dopodiché, ah no, dobbiamo ancora finire di sfumarlo. Ok, ci siamo, ci siamo. Lei ha già l'eyeliner, notare comunque dettagli. Take a warm chocolate color, non sono riuscita a leggerlo. Comunque, prendiamo un color cioccolato caldo, con sottotono caldo, e andiamo a stenderlo, ah ok, così, solo praticamente nella parte interna dell'occhio, più o meno. Mamma mia, che cosa terribile uscirà. Ho preso un pennellino un pochino più preciso, andiamo a prelevare questo colore marroncino caldo, come dicono loro, e vado a stenderlo, ok, sto cercando di copiare esattamente questa specie di cut crease che è veramente terribile. Su di lei starà anche bene, ma su di me non lo so che cosa ne uscirà. E vado a stenderlo solo nella parte interna, o comunque mi fermo prima e lo porto solo fino qua. E poi che cosa dobbiamo fare? Ah ok, con il pennello le prelevo ancora un po' di colore, poi passiamo sul pennello e andiamo a sfumare il tutto, che è difficilissimo sfumare, perché? Perché non abbiamo steso né un primer né un ombretto in polvere color carne prima di iniziare. Mannaggia a voi, secondo me quest'app l'ha disegnata, cioè l'ha programmata un uomo che non aveva idea che senza primer e senza cipria noi donne siamo fregate, specialmente in estate. C'è questo ombretto rosa e andiamo a stenderlo su, ok, lo stendo su tutta la palpebra fino praticamente al marrone che abbiamo applicato sopra. E ho trovato in questa palette, che è la Bijou Summer, non fidatevi della mia pronuncia come al solito francese, è Plumeria, è questo rosa satinato, e andrei ad applicare questo, ovviamente come fanno loro, su tutto
tutta. Allora, a me il rosa, premessa, a me il rosa sta malissimo, ok? Quindi non mi vedrò sicuramente con questo colore, con questo trucco, ma vediamo. E andiamo ad applicarlo, ovviamente senza primer, non so che cosa ne uscirà. Andiamo ad applicarlo su tutta la palpebra. Ok, ho fatto il possibile e questo è il risultato per il momento. Vi devo dire che pensavo peggio vedendo cosa mi proponevano eccetera. Sono ancora scioccata per il fatto del no primer e no cipria. Comunque adesso che cosa fa? Prendiamo il pennello e vado a... ah ok, sfumiamo un pochino lungo la piega. Ok, wow, lei è bellissima. E poi passeremo all'ombretto anche sotto gli occhi. Ok, ma prima andiamo a sfumare per bene, come fanno vedere loro, sulla parte della piega. E quindi non è proprio un cut crease se andiamo a sfumarlo così. Comunque è carino, devo dire, è molto molto carino. Ok, poi andiamo a prelevare sempre il marroncino e lo stendiamo. Che figata, mi sto divertendo a giocare con quest'app. Lo stendiamo. Ok, allora, pennellino preciso di prima, un sacco di fallout, ma non facciamoci caso. Poi abbiamo il beige e andiamo ad applicarlo. Che figata, sto passando il dito sopra l'angolo interno da entrambe le parti. Ok, è praticamente esteso questo colore beige, questo colore beige come illuminante sull'angolo interno. Facciamo la stessa identica cosa. Ha usato un pennello? Sì, ha usato un pennello, quindi utilizzeremo anche noi un pennello. E vado a prendere questo che è Heaven della mia palette ed è appunto un beige, quindi direi che è perfetto. E lo stendo solo nell'angolo interno. Nel frattempo però, piccolo problemino, tutta la mia base con il fondotinta si sta sciogliendo a dir poco. Notare il naso, la fronte e l'inizio delle guance, è terribile questa cosa che non ti fanno applicare la cipria. Non so, cioè non so chi l'abbia pensata sta cosa. Andiamo con l'eyeliner a disegnare il suo occhio, ok? Wow, ok. Cercherò di fare lo stesso, ragazzi, cercherò di fare lo stesso. Il suo eyeliner era già perfetto prima, quindi figuriamoci. Dov'è l'eyeliner? L'avevo preparato. Ah sì, eccolo qua. Ta-da! Utilizzerò questo di Dior. Sono i nuovi eyeliner e questo è in vinyl black. Sono i Dior Show On Stage Liner. Sarebbe figo poter fare come nell'app, che tipo tu ci passi il dito sopra così al cavolo e ti esce perfetto. Purtroppo no. Poi passa le ciglia finte. Allora devo andare a prelevare la colla e vado ad applicarla, ok, sulla ciglia. E vado a... come si applica? Ah no, dall'altra parte ad applicarla, ok. Stessa cosa, vado a prelevare la colla, vado a stenderla sulla ciglia, sulle ciglia. E vado, wow, ok, ciglia finte fichissime. E poi vado ad applicare il mascara. Ragazzi, momento molto importante. Io oggi andrò ad applicare per la prima volta nella mia vita. Allora, io non ho ciglia finte da applicare con la colla, premessa, altrimenti le avrei utilizzate. Ma ho queste della Ardell, che sono le Magnetic Accents, cioè sono le ciglia magnetiche. Ragazzi, io non le ho mai provate. Upper e under, parte sopra, parte sotto. Speriamo di esserne capaci. Oh mio Dio! Cioè, praticamente se conficcata da sola mi dà un fastidio, terribile. Ragazzi, come fate ad indossarle? Dopo circa un quarto d'ora di tentativi, ragazzi, sono riuscita in qualche modo a far stare su queste ciglia. Io le odio. Mascara, allora le vado ad applicare il mascara, preleviamo. E c'è questo movimento che devo andare a fare. Oh ok, movimenti verso l'esterno. Che figata! Il mascara l'avevo preparato, eccolo qua, ed è di Deborah Milano. Andiamo a testare il 24 ore Absolute Volume. Devo dire che questo mascara è molto nero, scrive molto molto bene. Ci piace. Ok, proseguiamo, anche se non sono per niente soddisfatta con le ciglia. Proseguiamo. Poi bronzer. Allora, e lei va a fare il contouring. Oh! Ok. Allora, contouring sul collo fatto a mo' di onda. Come cavolo è possibile che sia fatto così il contouring? Non riesco a capire. Guance, allora andiamo a copiare la stessa identica cosa prima di finire il nostro contouring, così riesco veramente a farlo uguale. Beh, su tutto il viso, e poi fanno il contouring anche al naso, devo dire, bravi.
ci hanno azzeccato. E vado a fare il contouring anch'io, ma vi giuro, io non posso farlo così sul collo, è terribile. Forse intendono comunque nella parte sotto il mento, me lo auguro, spero, credo. Che comunque, mio Dio, no, vabbè. Sono marrone, sfumiamolo verso il basso, magari ci aiuta un po'. Poi, ah sì, mi sono dimenticata di dirvi, la terra che sto usando è la nuova Chocolate Matte di Too Faced. Sa di cacao, è buonissima, anche il packaging è molto molto carino. E vado a stendere la terra, allora anche così la applica lei, così, così. Beh, in questo modo sicuramente vado a sottigliare il viso, solo che sembri anche un clown, ma dettagli. Dettagli, Nicole, dettagli. Forse ho scelto una terra troppo scura, ma di solito la chocolate va bene per me. Invece avrei forse dovuto usare la milk chocolate. Stessa cosa da questa. Mio Dio, è terribile! È osceno. Devo sfumare tutto molto molto bene, perché così non ci uscirei mai. Poi, allora, su tutta la fronte, e qui ci siamo. Questo lo faccio già anch'io di solito, solo che non mi convince tanto questo contouring così esagerato su tutto il viso, non lo so, non lo so. Forse sfumato per bene non è poi così male. Se non altro abbiamo una terra che va a fissarci il fondotinta, se non altro solo ai lati del viso abbiamo fissato il fondotinta e qua sotto. Ok, e poi lei lo stende anche ai lati del naso, ma non proprio ai lati del... sì dai, e forse è proprio ai lati del naso, dai, sono stati bravi. Andiamo a stenderla anche noi così. Oh mio Dio! Ciao Deva! Ok, non ho parole, non ho parole, spero che adesso andremo a sfumarla tutta sta roba, perché sono oscena. Allora, intanto continuiamo nell'APA a stendere la terra, come fa lei, su tutto il viso. Ok, fatto. Ah, lei è già perfetta. Ok, allora, io invece scusami, ma devo sfumarla sta cosa. Tesoro, mi dispiace, ma tu nell'APA sei perfetta, io così non, cioè, non ci posso uscire. Uso il pennello che ho usato prima per il fondotinta, magari mi aiuta a coprire questa oscenità. Sì, dai. Ha coperto questa oscenità. Andiamo a passarlo su tutto il viso. Anche il gatto Denver sta protestando perché è, insomma, abbastanza osceno il tutto. Ok, direi che siamo così decenti. Passiamo al blush. Allora, lei va a prendere questo blush che è molto rosato. Andiamo a prelevarlo. Ok, e andiamo a se... Oh mio Dio! Ma come lo applicano? Lo applicano così il blush. Così, ma io non lo so. Ok, andiamo, passiamolo sul viso questo blush. Sto passando il pennello ta 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 su tutta la guancia. Ah, non basta mai. Insistiamo. Ok, beh, è uscito molto bene. Non so sinceramente se è fattibile stenderlo così. Prendo, allora, ho preparato un blush che è simile ed è questo di Diego Dalla Palma, è anche questo un rosato opaco, quindi spero uscirà una cosa decente, e vado a prendere questo pennello e lo stendo, io non so che dirvi, esattamente come lo fa lei a questo punto, così. Io non ho mai in vita mia steso il blush così, ragazzi, se viene una roba decente abbiamo scoperto una nuova tecnica. Lanceremo una nuova moda, dubito fortemente. Beh, non è poi così male, dai. Poteva andare peggio. Poi, che cosa? Ah, l'illuminante. Prende un illuminante in polvere e con il pennello va ad applicarlo su queste parti. È di Make Up For Ever. Io amo questo illuminante, è uno dei migliori secondo me che ci sono in giro, ed è appunto è un rosato molto molto chiaro, quindi è proprio un super 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 illuminante per lato. Lei lo stende sì con un pennellino, quindi andiamo a prelevare pennellino e andiamo a stenderlo esattamente dove dicono loro. Allora, al centro del naso. Perché stendere l'illuminante? Tanto senza cipria siamo comunque come dei palloni da discoteca entro mezz'ora, però comunque dicono di fare così. Ok, poi sotto il sopracciglio, non abbiamo sfumato nulla in questa parte, comunque dettagli anche qua, dettagli.
Però è carino, vi devo dire che è uscito carino il trucco, non mi dispiace. Sia come combinazione colori che come tecnica, non so, mi piace. Poi sotto al naso, sull'arco di Cupido. Ok, e poi sul mento. Ok, invece sopra le guance, tipico posto, cioè classica zona dove applicare illuminante, no. No, noi siamo un po' così. Ok. Ci siamo, ragazzi, fatto anche l'illuminante. Questo tutorial è molto molto strano. E poi, allora, andiamo a applicare allora l'illuminante anche alla nostra modella sull'app. Ok, fatto, wow. Apply Hot Pink Lipstick on your lips. Quindi dobbiamo applicare un rossetto fucsia sulle labbra, vediamo il suo, prendiamo il rossetto, stendiamolo sulle labbra e voilà! Vabbè, lei sta benissimo, devo dire la verità. E poi avremo anche il lip gloss. Ok, ci siamo, questo è anche un rossetto, una tonalità di rossetto che io non applicherei mai. E invece una volta usavo un sacco i fucsia, se vi ricordate nei video di qualche anno fa usavo molto molto spesso rossetti di questo colore. Secondo voi mi stanno bene oppure no? Perché in quel periodo ero convinta che mi stessero benissimo e poi mi sono convinta che mi stanno malissimo, quindi sinceramente non so. E poi lei ha un gloss rosato e va a... andiamo ad applicarlo, andiamo a prelevarlo, ok, eccoci ci sono, e vado a stendere il gloss, ok, wow. You look glamorous, perfect for girls night out, ok, siamo molto glamorous, siamo perfette per un'uscita con le amiche, ed il nostro trucco è completo, proviamo a fare la stessa identica cosa. Ah sì, ho preparato anch'io un gloss, che è questo, è di Dior, sono i nuovi Dior Edit Lacquer Plump, e loro non specificano il finish né del rossetto né del gloss, quindi io ho preso questo che è leggermente brillantinato, però almeno è chiaro, gli altri erano tutti un pochino più scuri, non volevo esagerare con già avendo un rossetto fucsia sotto. E andiamo a stenderlo sopra al rossetto. Ta-da! Fatto! Allora, qui abbiamo proprio finito, sì, non c'è altro da vedere, c'è More Games se si vuole provare a fare altri make-up tutorial. E, no, Next, che cosa c'è? Oh, ok! No, questo non l'avevo visto, ti fa scegliere anche il... Ok, ovviamente altra pubblicità, non avevamo dubbi. Vado, ovviamente vado a scegliere la parrucca bionda in modo che sia più simile a me. Ok, e poi che cos'altro c'è? Oh, poi ci possiamo... No, vabbè, scegliamo la collana. Allora, io sceglierei questa. No, questa non si può scegliere. Allora scegliamo questa. Ok, wow. E poi. Allora, i capelli. Oh, poi abbiamo un top. No, vabbè, è uguale a quello che ho io. No, c'è scritto free, ma non lo posso... Non lo posso usare, questo nero. Che peccato. Scegliamo questo top rosato. Molto carino. Poi, orecchini, allora, abbiamo capito che quelli che c'è scritto free non si possono usare, questi direi, beh, molto accessoriata, ok, mi sa che abbiamo finito, abbiamo scelto tutti quanti i nostri accessori, il nostro outfit, e questo è il look finale, ragazzi. Non mi assomiglia per niente, però forse sì, non lo so. Comunque questo è il look finale. Direi che su di lei sta una figata. Invece traiamo le conclusioni tra di noi. Allora, molto carini gli abbinamenti di colore. Sono stati molto bravi a dire prendi un marrone caldo, abbinalo a... hanno fatto il cut crease, poi il rosa. Sono stati molto bravi agli abbinamenti di colore. Molto carino anche il fatto di consigliare un rossetto fucsia che comunque stacca un po'. E sì, è molto carini anche a fare il contouring al naso, quindi si vede che sono stati attenti alle ultime tecniche, eccetera, eccetera. Però, letteralmente disastrosi a non far applicare una cipria, ragazzi, perché diciamoci, chi se ne va in giro in estate senza una cipria? E poi, ugualmente male, se non peggio, senza primer occhi, ragazzi, ma come si fa a non mettere il primer occhi? Io non ho parole. Tutto sommato però è carino il trucco, il problema è che esco 5 minuti, vroom, me lo ritrovo sul top e in faccia non ho più niente. Infatti già durante il video, se notate,
qui in questa zona ha iniziato a sciogliersi e sono a casa con l'aria condizionata. Figuriamoci se esco sotto al caldo più terribile. Quindi in realtà no, però carino anche il fatto che abbiano dato spazio alle sopracciglia, che di solito in queste cose, non lo so perché, ma mi sembra che non si calcolino mai le sopracciglia, che invece sono importanti, è molto molto importante, ve lo dico io che fino a qualche anno fa facevo un trucco tutto perfetto, molto elaborato, sopracciglia zero, quindi terribile, e tutto sommato mi piace, però succo di questo video, Nicole detesta le ciglia finte magnetiche, io le odio, forse non so usarle, dovrei con tanti prodotti non so usarli e poi man mano ci faccio l'abitudine, mi piacciono, però queste dell'Ardell secondo me sono troppo lunghe, troppo folte e fanno troppa, cioè sono troppo corte, cioè o le metto lunghe su tutto l'occhio ma così si vede che all'inizio ci sono le mie sfigate corte e poi ci sono queste dell'Ardell vroom lunghissime tipo Bambi, cioè no, io no, non posso, però tutto sommato ok, devo sempre controllare di non avere il rossetto sui denti, perché chissà quanti video ho iniziato. C'è un ragazzo terzo. Comunque devo dire che tutto sommato mi piace e darei, se dovessi dare un voto, darei un 7 a questo trucco. Se non fosse per il primer e la cipria, che non esistono secondo loro, il voto sarebbe stato anche più alto. Quindi fatemi sapere che voto dareste voi a questa tappa, a questo makeup tutorial e a come sono riuscita a copiarlo io. Sono contenta. Se vi è piaciuto questo video fatemi sapere, così magari proverò a seguire qualche altro makeup tutorial di queste app. Se mi consigliate di farlo, mi volete male, non sto scherzando. Comunque questo è quanto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, mi sono divertita molto a ricreare questo trucco e a seguire i passaggi dell'app, così è uscito un trucco che di solito non avrei fatto. Quindi io vi mando un bacio enorme, mia family. Questo video lo vedete domani, che è martedì, e noi ci vediamo domani per voi, mercoledì, con un nuovo video. Ciao mia family, ciao!